Displasia spondiloperiferica è una condizione morbosa caratterizzata da alterazioni displasiche dei corpi vertebrali e delle epifisi, associate a brevità dell'ulna e brachimetapodia. Si manifesta nell'adolescenza. Il quadro clinico è rappresentato da tronco corto, avambraccio incurvato, estremità corte e tozze, articolarità limitata, statura bassa, centimetri 142-165, intelligenza normale. Il quadro radiologico comprende platispondilia, assenza della porzione distale dell'ulna, brachimetacarpia, brachitelefalangia, epifisi delle falangi intermedie coniche. La malattia si trasmette ereditariamente in modo autosomico dominante, con ampia variabilità espressiva intrafamiliare. Displasia spondiloperiferica. Uomo di 34 anni. Ipoplasia dell'estremità distale dell'ulna. Deformazione a lente biconcava dei corpi vertebrali. Uomo di 33 anni, fratello del caso precedente, brachimetacarpia del terzo, quarto, quinto raggio digitale. Bambina di 6 anni, nipote dei due casi precedenti, accorciamento del primo, quarto, quinto metacarpale e delle falangi.